Sono 3 anni ormai che stiamo presenti su Civitella, con questa arte non solo. L'arte della falconeria è ormai un'arte risalente a 6.000 anni di storia e dal dicembre del 2016 è anche patrimonio inestimabile dell'UNESCO. E proponiamo per il secondo anno consecutivo un wild concert, cioè un incrocio tra la passeggiata wild, una formula che stiamo proponendo ormai da diversi anni su In Fortezza, e un concerto per violino, violoncello e pianoforte. Le passeggiate wild sono in crescita anche del 50% rispetto allo scorso anno e oltretutto solo quest'anno abbiamo avuto anche diverse riviste, diverse tv che si sono affiancate a questo nostro progetto, tra cui l'Arca di Noè con una rubrica fissa sulla falconeria. E la rivista Patron, una rivista che uscirà il prossimo mese in Lituania, Lettonia e in Russia, e Discovery Channel Spagna, e un film documentario del nome Overland che uscirà nelle sale cinematografiche americane del Medio Oriente, e GQ Italia e altri progetti che stanno in procinto di nascita, tra cui anche 2 concerti in Giappone dove appunto narrerò anche la storia della fortezza di Civitella del Tronto.